Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un nuovo libro, ovvero Il giovane robot di Sakumoto Yusuke. Questo romanzo in Giappone ha avuto un enorme successo ed è stato portato qua in Italia da edizioni EO e ha un prezzo di copertina di 16 euro. La storia parla di un robot che viene mandato in una sorta di missione segreta in mezzo agli umani con lo scopo di renderli felici. Il robot ha le sembianze di un adolescente che deve iscriversi all'ultimo anno di medie e non ha nessuna difficoltà a farsi amici e ad integrarsi a scuola nella sua classe fino a quando non si dovrà confrontare seriamente con i sentimenti umani. Infatti, nonostante Rei, ovvero questo robot, sia molto simile agli esseri umani, abbia un aspetto umano, non lo è perché non è in grado di provare sentimenti. Questo romanzo mi è piaciuto veramente tantissimo. Innanzitutto, verso l'inizio mi ha ricordato molto gli shoujo scolastici che ho letto in passato, proprio perché è ambientato principalmente a scuola, fra le medie e il liceo, quindi ci sono i club scolastici, i festival culturali tipici del Giappone che io adoro, ragazze in yukata, fuochi d'artificio, i classici equivoci e fraintendimenti che avvengono a scuola, i primi amori, insomma, mi è piaciuto veramente tanto questo aspetto perché mi ha ricordato i manga, ma allo stesso tempo viene trattato tutto in maniera un po' più seria e drammatica. Infatti, essendo il protagonista un robot, non si lascia trasportare dagli eventi, dalle emozioni, ma tende ad analizzare tutto con occhio abbastanza critico. Fin da subito mi ha colpito molto la capacità di Rei di intrecciare relazioni nonostante la sua impossibilità a provare sentimenti. Infatti a scuola non aveva alcun problema a crearsi amici, aveva il suo gruppo, anzi era in un certo senso anche ammirato dagli altri. Man mano che la storia procede, però, iniziano a crearsi diverse complicazioni dovute in parte all'impossibilità direi di provare sentimenti e capire appieno come si sentono appunto i suoi compagni. La storia si fa sempre più cupa all'interno di questo romanzo perché scopriamo nuove cose su Rei, sul suo passato ed entrano in gioco tantissimi fattori che riguardano principalmente il dolore e la malattia. L'autore affronta questi temi in maniera molto diretta, senza risultare eccessivamente pesante. Una cosa che mi ha colpito tanto è che si sente che parla per esperienza personale. Infatti l'autore soffre di una forma di schizofrenia e per scrivere questo romanzo si è un po' ispirato alla propria storia personale. Secondo me questo si sente molto all'interno della storia e la rende più angosciante da una parte e fa molto riflettere dall'altra. Anche il ping pong ha un ruolo molto importante all'interno della storia ed è stata l'unica cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso, perché è molto presente, tant'è che alla fine del libro c'è proprio un glossario con spiegati tutti i termini tecnici che vengono affrontati all'interno della storia. Io non sono una grande appassionata di sport in generale, tantomeno di ping pong, quindi le parti dedicate a questo sport erano talmente minuziose, talmente elaborate che a me sono risultate un po' pesanti, però per semplice gusto mio personale. Nel complesso è stata una lettura veramente molto interessante perché parte come una storia, non dico leggera, però abbastanza fresca e di intrattenimento, e mano a mano che la storia procede diventa sempre più drammatica e cupa. Ci sono tantissimi spunti di riflessione a partire dai sentimenti e al di là del fatto che il protagonista sia un robot, penso che ognuno di noi si scontra prima o poi con i sentimenti propri e quelli degli altri. C'è una sorta di paura di stare male, di provare qualche cosa, è una cosa che spaventa bene o male tutti. Inoltre traspare un fortissimo bisogno di affetto ed è una cosa secondo me comprensibile all'interno della società giapponese in cui non si è abituati a manifestare magari come da noi le proprie emozioni e sentimenti, si tende ad essere un po' più freddini tra virgolette, e quindi è interessante vedere come Rei ma anche altri personaggi all'interno della storia si confrontano con tutto questo. Ci sono tante cose che mi hanno fatto riflettere all'interno di questo romanzo, ma molte non posso condividerle con voi perché rischierei di rovinarvi la parte finale del romanzo e preferirei che lo leggeste perché è veramente molto molto bello. Una cosa che mi ha colpito tanto all'interno del libro è che viene sottolineato, secondo me, quanto sia più facile a volte essere qualcun altro invece che essere se stessi, di quanto sia realmente difficile agire in maniera naturale
essere semplicemente se stessi, quanto ci appaia più semplice rapportarci agli altri, fare le cose di tutti i giorni, giocando un ruolo. Penso che questo sia dovuto anche al fatto che è un romanzo ambientato in Giappone, la società giapponese è molto diversa dalla nostra, ed è un elemento che ho ritrovato anche in altri romanzi, ma che in questo mi ha fatto riflettere particolarmente. Questi erano quindi i miei pensieri sul Giovane Robot. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se è un romanzo che avete già letto, se vi incuriosisce o meno, insomma, fatemi sapere. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!